qua apro una parentesi sul lento, se farlo sempre, non lo so, io quando mi sento davvero stanco dico sempre di evitare di uscire a correre, quindi se avevo un lavoro evito, ma se avevo comunque un lento da fare e sono stanco è meglio non uscire e forzarsi a correre lento. Newton, e in questo caso non stiamo parlando di Isaac ma di Arthur, sempre inglese, tra il 1922 e il 1935 creò le famose 15 leggi del training. Queste leggi le trovate ancora oggi su internet, se conoscete l'inglese non dovrebbe essere molto difficile, e in particolare sul libro di Tim Noakes che ha aggiunto alle 9 iniziali altre 6, tra le quali, pensateci bene, quella di alternare giorni in cui si corre velocemente ad altri in cui invece si va più lentamente. Il libro di Tim è uscito nella prima edizione nel 1985, quindi possiamo ben dire che come correre non è sicuramente stato inventato proprio l'altro ieri. Newton, tra l'altro, scrisse diversi libri e fu un maratoneta, ultramaratoneta molto longevo, che corse in maniera competitiva fino a 50 anni. Parlando di libri, sto aspettando l'ultimo libro dalle Poste Italiane, appena uscito il 3 agosto 2020, libro che si intitola Run, Corsa e Performance, di cui spero di fare una recensione molto presto. Era da parecchio, in effetti, che in Italia non uscivano libri di allenamento e fisiologia della corsa, quindi un grande applauso a Daniele che è riuscito a fare qualcosa che da tempo non si faceva. Vi lascio il link qua sotto nel caso volesse darci un'occhiata. Ad ogni modo, nei prossimi giorni ne parleremo qui sul canale. Parlando di allenamento e fisiologia della corsa, visto l'interesse della recensione sulla corsa lenta e sui suoi ritmi, io e Andrea abbiamo deciso di rispondere alle vostre curiosità, in un video dedicato nel quale lo intervisto e, gli chiedo le principali domande che mi avete posto sul canale. Ma fondamentalmente il filone conduttore di questo video è quello di quanti allenamenti devo fare a settimana e come, svolgerli. Questo e molto altro nell'intervista con Andrea, vi lascio a lui dal mio giardino di casa. Buongiorno Andrea, tutto bene? Buongiorno Max, sembrerebbe buonasera, ma sono le 7 alle 8, no, anzi le 9. Oggi volevamo parlare dei lenti, in generale l'allenamento che praticamente si fa di più in una preparazione. Per me è un allenamento di raccordo tra un lavoro e l'altro. Infatti quello che dico sempre è non fate mai un lavoro e dopo l'allenamento dopo un altro lavoro. Quindi se non avete la possibilità e avete poco tempo, piuttosto togliete un lavoro e metteteci un lento. La progressione sempre dei lavori, secondo me, è lavoro, lento, magari un altro lento e poi un altro lavoro. Avevamo già parlato nel video scorso di come effettuare il lento a livello di ritmo. In sintesi, cosa ci dici? Allora, in sintesi ti dico di stare sicuramente sopra un minuto dal ritmo gara di 10.000. E deve essere, anzi io direi di non guardare il GPS praticamente quando fate il lento, andate, correte e correte a un ritmo che vi possa permettere di correre così per 2 giorni consecutivi, diciamo. Non dovete arrivare a casa stanchi, fondamentalmente quello è il fatto. No, invece Andrea, siccome del ritmo e di come svolgerlo l'avevamo già parlato, raccontaci un po' a livello di quantità, cosa suggerisci per il lento? Guarda, contando che siamo tutti dei corridori da 10.000, mezza maratona e maratona, quello che chiedo, cioè quello che sarebbe sempre meglio fare per me è aumentare la quantità dei chilometri, dei nostri lenti piuttosto che la qualità. Quindi invece che farli più forti, li dovremmo fare più lunghi. Io dico sempre di abituarsi ad aumentare di 1 o 2 km a volta, quindi invece che fare, io vedo tanti che fanno 8 km di lento, 10 km di lento, ma cerco di portarli piano piano a 12-14. Ovvio non è una cosa che si può fare nel giro di un mese, però piano piano è fondamentale secondo me portarli almeno a 12-14, sarebbe meglio anche a 16 km al giorno. Poniamo il fatto che faccio lento a 5 al chilometro, invece che farli a 4,50 per 8-10 km, preferirei farli a 5,10 per 12-14 km, per dire. Quindi preferisco sempre di più quantità che qualità. E come suggerisci di passare da un livello all'altro?
Piano piano, ma neanche tanto piano piano, perché se abbiamo il dovere di fare una mezza maratona che sono 21 km, ci dobbiamo abituare a tenere i lenti da 12-14 km, ma se sono abituato a fare 8 km al giorno, magari gradualmente ogni settimana aumentare di 2 km il lento, quindi la settimana dopo faremo tutti i lenti da 10. La settimana dopo ancora magari tutti da 10 e uno da 12 e poi cercare di portare da 12 tutti gli allenamenti. Magari in quelle settimane gli allenamenti di qualità li teniamo un attimino più blandi, così non abbiamo problemi di sovraccarico. E invece suggerisci di correrlo da solo o in compagnia? Ecco, questa è una bella domanda. Il lento in compagnia secondo me si può fare, si deve fare, ovvio. Cercate sempre di capire cosa succede se per una persona che corre a 5 km fare un lento a 4,40 svelto in compagnia di qualcuno per me va bene una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni, comunque può fare solo che bene. Dall'altra parte fare il lento con un amico che va magari 30 secondi più lento a 5,30 lo posso fare, ovvio, non tutti i giorni perché sennò diventa deallenante, diciamo. Andrea, secondo te qual è l'obiettivo del lento? L'obiettivo del lento è quello di recuperare tra un lavoro e l'altro, quindi recupero il lavoro che ho fatto di ripetuto il giorno prima e intanto mi preparo scaricando il corpo, recuperando attivo il lavoro che dovrò fare i giorni a venire. Qua apro una parentesi sul lento, se farlo sempre, non lo so, io quando mi sento davvero stanco dico sempre di evitare di uscire a correre, quindi se avevo un lavoro evito, ma se avevo comunque un lento da fare e sono stanco è meglio non uscire e forzarsi a correre lento. Anche può essere che magari decidiamo lo stesso di uscire, che abbiamo compagnia e usciamo 30 secondi più lenti, a me non, per quella volta lì non cambia niente, alla fine è un rigenerante. Se invece sono davvero stanco forse è meglio che non faccio neanche il mio lento e quindi riposo. E invece a livello di cross training ci è stato chiesto meglio fare un lento in più o una seduta di cross training? Ecco, io rispondo sempre prendi ed esci a correre, sicuramente è sempre meglio correre per la corsa, però piuttosto potremmo fare in aggiunta, ci alleniamo 5 volte a settimana, potremmo pensare di aggiungere un lento da 30 minuti e fare il sesto giorno e aggiungerci il cross training, quindi magari con la palestra per dire. Questa può essere un'idea che per aggiungere qualche chilometro in più che sicuramente fa bene. E quali sono secondo te le tre tipologie di cross training che suggerisci? Guarda, se devo farla dopo un lento di mezz'ora, l'unica roba che posso fare è palestra. Magari anche corpo libero, se sono abituato con i pesi è ottimo. Se no il cross training per eccellenza, al posto del lento, sono la bicicletta e il nuoto. Il problema della bicicletta è che devi uscire praticamente il triplo di minutaggio della corsa, quindi se avete una moglie esigente che non vuole che corriate, farsi 3 ore di bicicletta o 2 ore di bicicletta è abbastanza impegnativo. Invece a livello di alimentazione, cosa dice? Guarda, l'unica cosa è magari nel periodo del caldo, per fare un lento si può uscire anche a stomaco vuoto senza problemi. L'unico problema è un po' l'idratazione in questo periodo di caldo, e quindi magari bevete prima, durante e dopo. Invece l'ultima domanda, ci è stato chiesto a livello di percorso, io faccio sempre lo stesso percorso, tu invece come ti comporti per il lento? Io cerco di variare il più possibile, comunque il problema grosso del lento è che è un allenamento monotono, per quello forse tanta gente va più forte di quello che dovrebbe fare. Io cerco di togliere questa monotonia cercando di variare il più possibile il mio percorso, quindi so che devo correre 50 minuti un'ora, in zona mia alla fine ci sono un sacco di percorsi diversi che posso fare e cerco di non ripetere lo stesso per più di una volta o due consecutive. Grazie Andrea, ciao, alla Ciao, prossima. alla prossima. Dimenticavo di dirvi che domenica farò un lungo con Andrea, molto probabilmente non sarà lento, lo dico purtroppo a malincuore,
Io sono Massi e se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale. Il mese di settembre sarà davvero pieno di recensioni. Spero che non vogliate perdervi le ultime novità. Ad ogni modo, questo è tutto. Ciao, alla prossima.